in igiene dentale, un'unica accortezza, siccome siamo all'interno delle mura ospedaliere, vi prego insomma di non fare troppi festeggiamenti dentro queste mura, aspettare magari un attimino fuori da qua. Adesso iniziamo con il primo candidato, il signor Fiorenzato Fabio. Come relatori abbiamo il professor Lorenzo Bevilacqua, come correlatore la dottoressa Erika Russi e la dottoressa Cinzia Omicciuolo, e il titolo della tesi è malattia parodontale come fattore predittivo di mortalità in una coorte di pazienti anziani ospedalizzati. Prego. Buon pomeriggio a tutti, ringrazio la Commissione per la parola. L'invecchiamento demografico è un fenomeno tanto rilevante quanto diffuso a livello globale. Infatti il Dipartimento delle Nazioni Unite ha previsto che entro il 2050 ci saranno 2 miliardi di persone anziane nel mondo. Un indice che utilizzato per rappresentare il grado di invecchiamento di una popolazione è l'indice di vecchiaia, definito dal rapporto percentuale tra il numero degli ultra 65 anni e il numero di giovani fino ai 14 anni. In Italia quest'indice è di 165, ciò corrisponde a 160 anziani ogni 100 giovani, mentre nel comune di Trieste si può notare come sia molto elevato ed è di 253. Ad oggi non c'è un'età definita per l'anziano, ma il Dipartimento delle Nazioni Unite ha stabilito come cut-off l'età di 65 anni, questo perché corrisponde all'età pensionistica. Non tutti sono soggetti ad un invecchiamento fisiologico, ma può avvenire anche un invecchiamento patologico. Per questo appunto la Società Italiana di Gerontologia e Geriatria ha definito l'anziano fragile come quel soggetto di età avanzata o molto avanzata, cronicamente affetto da patologie multiple, in cui gli effetti dell'invecchiamento e delle malattie sono spesso complicati da problematiche di tipo socio-economico. È importante sottolineare che per il raggiungimento di un invecchiamento soddisfacente è determinante la corretta funzionalità dell'apparato stomatognatico. Le principali manifestazioni orali che possiamo trovare in un paziente anziano sono l'edentulismo, la xerostomia, la carie dentale, la malattia parodontale, la candidosi, le lesioni precancerose e il carcinoma orale. Queste possono essere influenzate da diversi fattori sociali, quali lo stato socio-economico, gli stili di vita, l'istituzionalizzazione e la polifarmacoterapia. Questi inoltre sono contenuti in alcuni domini della valutazione multidimensionale di cui si avvale per l'appunto l'MPI. L'MPI è appunto un indice di pronostico di mortalità a 6 mesi e un anno, e la somma derivante dal punteggio degli 8 domini viene divisa per il numero degli stessi e si ottiene così un MPI score che va da 0 a 1. Così riusciamo a distinguere il rischio in lieve, moderato oppure severo. Lo scopo primario di questo studio è quello di valutare come la diagnosi della malattia parodontale possa aggiungere delle informazioni significative ai modelli per la previsione della sopravvivenza ad un anno. Lo studio è stato approvato da un comitato etico locale e dal 1 gennaio 2015 a maggio 2017 sono stati visitati 367 pazienti presso la struttura compressa di geriatria dell'ospedale maggiore di Trieste. Di questi, 167 erano edentuli, pertanto sono stati esclusi dallo studio. Dei rimanenti 200, l'età media era di 83 anni. Inoltre sono stati esclusi dallo studio quei pazienti incapaci o contrari a fornire il consenso informato, non collaboranti durante la visita per l'igiene orale, pazienti che necessitavano di ossigenoterapia e pazienti già valutati durante un ricovero precedente. Tutti i pazienti inizialmente sono stati valutati attraverso una valutazione sistemica geriatrica, successivamente attraverso una valutazione dentoparodontale in cui si sono analizzati i seguenti indici come l'indice di placca, l'indice di MFT, il PSR, ed è stata valutata la presenza o meno di riabilitazioni protesiche. Inoltre sono state valutate le abitudini di igiene orale tramite un questionario di 10 domande a risposta multipla. Lo studio ha evidenziato che non c'è nessuna correlazione tra lo stato sociale e la sopravvivenza.
come non è stata riscontrata nessuna associazione significativa con l'indice di MFT. Però si è potuto constatare una maggior tendenza di numero di denti assenti in quei pazienti che sono deceduti nel primo anno dopo la dimissione. Invece l'indice di placca ha mostrato un'associazione significativa con la sopravvivenza, con valori più bassi osservabili tra i pazienti sopravvissuti ad un anno dalla dimissione. Okay. Il modello di regressione proporzionale di Cox, adattato per età e sesso e che includeva tutte le items della valutazione multidimensionale, ha mostrato come la malattia parodontale fosse un predittore indipendente della sopravvivenza ad un anno, questo insieme all'indice di comorbidità. Inoltre, anche quando la malattia parodontale viene confrontata con l'indice MPI, quindi con l'indice di mortalità, con l'indice prognostico di mortalità, ha mantenuto la propria importanza. Questo grafico analizza la curva di sopravvivenza dei pazienti. La linea continua rappresenta i pazienti sani, mentre la linea tratteggiata rappresenta i pazienti con malattia parodontale. Si può notare come ci sia una maggior mortalità proprio dei pazienti che presentavano malattia parodontale, che è del 34%, rispetto ai pazienti sani, che è del 6%. L'accuratezza del test è stata accertata con le curve ROC. Nel primo grafico osserviamo la curva ROC dell'MPI, mentre nel secondo grafico abbiamo la curva ROC con in aggiunta l'informazione della malattia parodontale. Si può osservare come nel secondo grafico l'area sottostante la curva sia maggiore rispetto all'area del primo grafico. Questo significa che l'aggiunta dell'informazione della malattia parodontale fa sì che l'accuratezza del test aumenti. Proprio per questo possiamo affermare che la malattia parodontale è segno di maggiore fragilità nei pazienti anziani, fragilità che può comportare una ridotta autonomia nel prendersi cura di sé, così come una ridotta autonomia nelle pratiche di igiene orale. Inoltre può peggiorare lo stato di salute, favorendo uno stato di infiammazione cronica sistemica. L'assenza di malattia parodontale come predittore di sopravvivenza si è rilevata estremamente specifica, con una percentuale del 96,6%. Questo ci permette di individuare tutti quei pazienti con una buona prognosi ad un anno. Tuttavia, una bassa sensibilità dimostra il fatto che tra i pazienti sopravvissuti ve ne erano molti che avevano malattia parodontale. Un valore predittivo positivo elevato, quindi del 93,5%, ci conferma il fatto che la visita orale, se aggiunta come indice prognostico nella valutazione multidimensionale, può aiutare a identificare un gruppo consistente di pazienti con buone probabilità di sopravvivenza, migliorando così la stima generale della prognosi. L'obiettivo è quello di migliorare le qualità e di aumentare l'aspettativa di vita del paziente. Grazie per l'attenzione. Grazie. Chiedo alla Commissione se ci sono delle domande da porre al candidato. No? Grazie. Passiamo alla prossima candidata, la signorina Galla Selena, che presenta una tesi con il relatore la dottoressa Costantinides Fulvia e come correlatore la dottoressa Russi Erika, dal titolo Disturbi del comportamento alimentare e salute orale. Analisi del grado medio di conoscenza del paziente anoressico e bulimico. Grazie. Buon pomeriggio a tutti. I disturbi del comportamento alimentare sono delle patologie fisiche e mentali ad eziologia variabile e sono state classificate dall'American Psychiatric Association in anoressia nervosa, bulimia nervosa, disturbo d'alimentazione incontrollata, PICA, mericismo, disturbo alimentare evitante restrittivo e altro disturbo della nutrizione e dell'alimentazione specificato e non specificato. Nel primo caso si tratta di forme incomplete dei primi tre disturbi elencati, nel secondo caso si tratta invece di patologie per le quali il clinico non è in grado di dare una diagnosi. In particolare parlerò di anoressia e bulimia nervosa, che sono le due patologie sulle quali è stato sviluppato lo studio.
Per quanto riguarda l'anoressia, è una patologia che si riscontra in soggetti significativamente sottopeso, soggetti che hanno un'intensa paura di aumentare peso e che non riescono a riconoscere spesso la gravità del problema. Può essere di tipo restrittivo o bulimico purgativo. Per quanto riguarda invece la bulimia, è una patologia che si riscontra in soggetti invece normopeso o sovrappeso e soggetti che hanno episodi ricorrenti di abbuffate compulsive seguite poi da comportamenti compensatori come il vomito autoindotto. Per quanto riguarda segni e sintomi, delle due patologie sono simili. Nel caso dell'anoressia si può avere assenza delle mestruazioni nelle donne, disturbi gastrointestinali e alterazioni orali ed altre manifestazioni. A livello sistemico ci possono essere delle alterazioni a livello del sistema cardiovascolare, di quello gastrointestinale, di quello nervoso e di quello endocrino e ci possono essere delle conseguenze anche molto gravi. A livello del cavo orale ci possono essere delle alterazioni sia a livello dei tessuti duri che a livello dei tessuti molli. In particolare ci possono essere delle manifestazioni a livello dei denti, della saliva, delle mucose e dei tessuti parodontali. A livello dei denti si può riscontrare l'erosione dentale, in questo caso causata principalmente dall'acidità del pH o dalla scarsa igiene orale. Lesioni cariose, anche in questo caso per l'acidità del pH o per l'assunzione di bevande acide e farmaci che alterano il flusso salivare, e ipersensibilità dentinale, in questo caso causata dall'esposizione della superficie radicolare. A livello salivare c'è un'alterazione del flusso, una diminuzione del flusso salivare, dovuto allo stato emotivo di questi pazienti, oppure dovuto all'assunzione di farmaci come antipsicotici, antidepressivi, diuretici e lassativi. Ci può essere poi anche la tumefazione delle ghiandole salivari, che può essere monolaterale o bilaterale. Anche a livello delle mucose e della lingua ci può essere uno stato infiammatorio provocato dallo stato di malnutrizione e disidratazione e a livello del palato ci possono essere delle lesioni eritematose provocate dall'azione traumatica degli strumenti utilizzati per l'autoinduzione del vomito. Ci possono essere delle alterazioni anche a livello della gengiva e dei tessuti parodontali, dovuti in questo caso anche alla scarsa igiene orale, al pH acido e alla malnutrizione. Altre manifestazioni sono sensazione della bocca che brucia, infezioni, alitosi, alterazione del gusto e discolorazione degli elementi dentari che appaiono ingialliti. Il ruolo dell'igienista dentale a livello professionale è quello di svolgere la normale terapia causale con degli accorgimenti, in particolare nel caso di soggetti che hanno problemi di xerostomia, è importante mantenere il cavo orale umido e deterso durante la strumentazione, è importante eseguire una strumentazione delicata, e anche un polishing con paste profilattiche poco abrasive, eseguire una fluoroprofilassi regolare ed eseguire la sigillatura di solchi e fossette per prevenire l'insorgenza delle carie. È importante valutare sempre la compliance del soggetto e programmare controlli periodici. A livello domiciliare invece è importante consigliare l'utilizzo di uno spazzolino morbido, è importante spazzolare anche la lingua per rimuovere i batteri che si depositano sulla lingua, e utilizzare un dentifricio remineralizzante e desensibilizzante e gel ed altri prodotti a base di fluoro. In caso di soggetti che hanno episodi di vomito, si può consigliare di spazzolare i denti almeno dopo 30 minuti dall'episodio e di eseguire degli sciacqui con delle soluzioni neutre o leggermente saline. Per invece mantenere il cavo orale umettato si possono consigliare dei sostituti salivari, delle gomme o delle caramelle senza zucchero.
Lo studio che è stato sviluppato nell'ambulatorio disturbi del comportamento alimentare di Trieste, è stato rivolto a soggetti con diagnosi di anoressia e bulimia e si basa su dei questionari anonimi contenenti domande relative alle abitudini di igiene orale, comportamenti e controlli odontoiatrici. Questo questionario che è stato compilato da 11 utenti. I primi risultati del questionario sono dati relativi al soggetto, la maggior parte dei soggetti sono di sesso femminile, soggetti giovani, e la maggior parte affetti da anoressia. Per quanto riguarda strumenti, metodi e tecniche per l'igiene orale, la maggior parte non utilizza strumenti per l'igiene degli spazi interdentali, e chi lo utilizza, utilizza il filo, non lo scovolino. E la maggior parte usa spazzolini a setola media. E il 33% di coloro che hanno episodi di vomito sostituisce lo spazzolino ogni mese, mentre la maggior parte non esegue una tecnica di spazzolamento specifica, ma esegue una tecnica mista. Il 27% dei soggetti si spazzola i denti in un tempo insufficiente per una pulizia adeguata, ovvero 30 secondi o un minuto. Per quanto riguarda il dentifricio utilizzato, la maggior parte non utilizza un dentifricio specifico, ma utilizza un dentifricio qualsiasi, e quasi tre quarti del campione non si spazzola la lingua. Anche per quanto riguarda il colluttorio, la maggior parte non lo utilizza per motivi specifici e l'83% di coloro che hanno episodi di emesi si lava i denti subito dopo l'episodio senza aspettare un lasso di tempo. La maggior parte utilizza cingumi e caramelle non per disturbi specifici. Per quanto riguarda problematiche orali e frequenza delle visite odontoiatriche, la maggior parte non riferisce disturbi del cavo orale, chi lo riferisce il disturbo dell'ipersensibilità. Il 27% esegue le visite quando si presenta un problema. Circa la metà dei soggetti esegue l'ablazione del tartaro quando indicato dall'odontoiatra. Il 64% non ha mai ricevuto consigli alimentari per la salute del cavo orale e la maggioranza è comunque soddisfatta delle proprie competenze riguardo l'igiene orale. Infine, il campione si divide a metà tra coloro che sono interessati ad approfondire le proprie conoscenze e coloro che invece non lo sono. Concludendo, la conoscenza generale è risultata medio-bassa, l'igienista dentale rappresenta una figura di riferimento comunque nella prevenzione e nel trattamento di alcune patologie del cavo orale di questi soggetti e potrebbe rivestire un ruolo molto importante durante tutto l'iter terapeutico di questi soggetti. Obiettivi futuri sono la somministrazione del questionario ad una quantità maggiore di utenti, eseguire degli interventi preventivo-formativi sia agli utenti che agli operatori dell'ambulatorio di Trieste e valutare direttamente il cavo orale di ciascun paziente in modo da dare dei consigli personalizzati per l'igiene orale domiciliare e creare una collaborazione tra le diverse figure, quali odontoiatra, igienista e tutte le figure che si occupano di questi pazienti. Grazie per l'attenzione. Chiedo alla Commissione, ci sono domande da porre? Una domanda. A prescindere dal tuo rapporto che hai avuto con le pazienti e i pazienti, qual è stato il feedback invece con gli operatori del centro riguardo al tuo progetto e all'informazione che hai fornito? Allora, io in realtà ho solamente fornito i questionari agli operatori e agli operatori è stata data qualche indicazione riguardo le tecniche di igiene orale da fornire ai pazienti, però questo non ci siamo rivolti direttamente agli operatori, più agli utenti. E comunque la tua iniziativa come è stata accolta? No, con entusiasmo, sì, dovrebbe continuare anche lo studio con un'altra ragazza e si rivolgerà in questo caso anche agli operatori, coinvolgerà anche loro.
Grazie. Ci sono altre domande? Grazie Elena. Passiamo al prossimo candidato. Signor Andrea Mazzucco, relatore la dottoressa Costantini De Sfulvia, correlatore la dottoressa Frattini Costanza, per una tesi dal titolo Panoramica sul livello di salute orale nel paziente ospedalizzato, analisi della potenziale efficacia di un'assistenza interprofessionale, ruolo dell'igienista dentale. Prego. Buongiorno a tutti e grazie per la parola. Allora, il paziente ospedalizzato rappresenta una categoria di pazienti con particolari necessità, caratterizzati da deficit fisici, cognitivi e a volte immunitari, che possono determinare un aumento della virulenza dei batteri del caporale, un aumento della virulenza dei batteri a livello del caporale, oltre a determinare una maggiore predisposizione allo sviluppo di lesioni orali batteriche, micotiche e traumatiche, che possono favorire lo sviluppo di foci infettive a favorire malattie sistemiche ancora più gravi. In questa tipologia di pazienti è possibile osservare spesso quadri di iposalivazione, spesso associati con disfagia, alterazione della masticazione, nonché delle condizioni di bruciore delle mucose orali, infezione da candida, stomatite da protesi, malattia parodontale e processi cariosi. Tra i batteri che possono subire un aumento di virulenza a livello caporale abbiamo anche i batteri responsabili di malattie respiratorie, ulteriormente aggravata dalla presenza di una scarsa igiene orale e di una malattia parodontale. In particolare, l'aspirazione accidentale della saliva, come contenente il batterio patogeno, può determinare la formazione di infezione a livello delle vie respiratorie, suddivisibili sulla base dell'area dove avviene l'infezione, in ambiente domiciliare o in ambiente ospedaliero, come community acquired pneumonia e hospital acquired pneumonia, altrimenti la continua aspirazione di tali patogeni può determinare il mantenimento di processi infiammatori cronici, come nel caso della broncopneumopatia cronica ostruttiva. Alcuni dati relativi alle case di cura del Nord Italia indicano come la scarsa igiene orale e dei dispositivi protesici possa richiedere un maggiore coinvolgimento del caregiver, nonché dell'operatore sociosanitario e dello staff infermieristico, nell'esecuzione dei trattamenti di igiene orale domiciliare. Tuttavia, molto spesso questi trattamenti risultano trascurati a causa di barriere operative che possono essere legate all'operatore, come mancanza di tempo, conoscenze, nonché negligenza, paura e maggiore attenzione per gli interventi di routine, e legati al paziente come condizioni di salute generali gravi, altrimenti mancata compliance alle terapie proposte. La figura ponte che potrebbe collegare la figura del caregiver e lo staff infermieristico con l'esecuzione di tali trattamenti potrebbe essere rappresentata appunto dall'igienista dentale, che potrebbe promuovere la prevenzione della salute orale, come è avvenuto all'interno del progetto di assistenza proattiva multidisciplinare nei reparti di clinica medica e terza medica all'interno dell'ospedale di Catinara. Il ruolo dell'igienista dentale era quello appunto di provvedere ai primi trattamenti di igiene orale professionale attraverso la riduzione dei depositi di placca e di tartaro, promuovere la distruzione di igiene orale ai pazienti e ai familiari, nonché eseguire i primi controlli di screening non diagnostici per il controllo dello stato di salute orale. A favore della tesi e dell'importanza della multidisciplinarità in questa tipologia di progetti, ci sono alcuni studi come quello di Pentola et al. del 2007, dove si osserva dei maggiori risultati in termini di miglioramento del controllo della placca nei casi dei pazienti che sono stati trattati da operatori sanitari adeguatamente istruiti dall'igienista dentale esperto. Lo studio è avvenuto all'interno dei reparti di clinica medica e terza medica dell'ospedale Catinara dell'azienda sanitaria Università Integrata di Trieste nel periodo intercorrente il maggio 2016 e dicembre 2016.
l'obiettivo dello studio era la valutazione dell'impatto che poteva avere la figura dell'igienista dentale all'interno della routine ospedaliera, attraverso un approccio pratico clinico e attraverso l'analisi dei dati ottenuti attraverso l'utilizzo di schede che sono state redatte, delle cartelle cliniche generali che sono state redatte apposta per questo studio, che successivamente vi mostrerò. Lo studio era composto da 26 soggetti, 13 di sesso maschile e 13 di sesso femminile, con età media di 80 anni. La partecipazione allo studio prevedeva che i pazienti non avessero comportamenti aggressivi né di indifferenza nei confronti delle terapie, stato di incoscienza o condizioni di salute generale gravi. I criteri di inclusione invece prevedevano che il paziente fosse in uno stato di coscienza vigile, capace di comprendere e di rispondere adeguatamente ai quesiti proposti. La rilevazione dei dati è stata eseguita attraverso la sonda periodontale PCP12 e l'utilizzo dello specchietto interale. I pazienti sono stati suddivisi sulla base di 4 gruppi, G1, G2, G3 e G4, rispettivamente allettati autosufficienti, allettati non autosufficienti, non allettati autosufficienti e non allettati non autosufficienti. Tale suddivisione, oltre a scopo di confronto, aveva anche l'utilità di definire la tipologia di trattamento da eseguire all'interno dei reparti. Come ad esempio l'istruzione del generale nei pazienti allettati era indicato l'utilizzo di reniformi monouso e l'utilizzo di ausili di igiene orale domiciliare che potevano essere forniti dall'ospedale o altrimenti dal caregiver. Per quanto riguarda invece i pazienti che non erano obbligati alla permanenza a letto, veniva consigliata l'esecuzione dell'igiene orale domiciliare direttamente al lavandino, accompagnata anche dall'esecuzione dell'igiene delle protesi mobili. Per quanto riguarda il trattamento di igiene orale, era prevista la rimozione dei depositi molli attraverso spazzolini in spugna, garze e scovolini, la detartrasi attraverso attraverso l'utilizzo di curette di Gracie e Scaler, il trattamento antisettico con clorissidina allo 0,12% e la detersione delle protesi con acqua corrente e spazzolini in spugna. Queste sono le cartelle di igiene orale che sono state redatte al fine della registrazione dei dati dello studio. Questo invece è il questionario di gradimento che è stato proposto ai pazienti al fine di ottenere un feedback dei pazienti stessi, una loro opinione relativa ai trattamenti eseguiti, nonché delle istruzioni e dei consigli che sono stati dati in merito all'igiene orale e le informazioni sul loro stato di salute orale. La rilevazione dati ha individuato come l'85% dei pazienti avesse visite regolari da parte dei familiari. Tuttavia, queste visite regolari non erano traducibili in un'assistenza di igiene orale domiciliare. Risulta però una potenziale fonte assistenziale per l'igienista dentale per promuovere la salute orale e incentivare i pazienti a un maggior numero di controlli odontoiatrici periodici, osservati solo nel 58% del campione totale. Per quanto riguarda l'esecuzione dell'igiene orale domiciliare, questa veniva eseguita prevalentemente una o due volte al giorno e quasi esclusivamente attraverso l'utilizzo dello spazzolino manuale, mai dello spazzolino elettrico. Nell'8% dei casi invece i pazienti o non eseguivano proprio l'igiene orale o la eseguivano con altri dispositivi. Per quanto riguarda l'igiene delle zone interprossimali, questa veniva eseguita solo dal 27% del campione totale, dei quali l'86% utilizzavano il filo, nonostante molto spesso non risultasse il sistema di detersione interprossimale più adatto. Rispetto all'ambiente domiciliare, il passaggio all'ambiente ospedaliero sembra aver determinato una riduzione dell'esecuzione dell'igiene orale domiciliare, tale da permetterci di osservare nel gruppo G2 una forte dipendenza dei trattamenti di igiene nei confronti dei caregiver e dello staff infermieristico, come dimostrato dalla mancanza di esecuzione del generale nel 56% dei casi. La maggiore capacità di autogestione del gruppo G3 invece ci indica come i pazienti fossero in grado di eseguire l'igiene orale domiciliare nel 64%, tuttavia è possibile osservare nel 27%
l'introduzione dell'esecuzione dell'igiene orale una volta entrati in ambiente ospedaliero. Ciò potrebbe essere associato a una mancata presenza di ausili di igiene orale domiciliare o una riduzione dell'interesse dell'esecuzione dei trattamenti durante il periodo di ospedalizzazione. Sono stati inoltre rilevati i dati relativi a possibili alterazioni della masticazione, deglutizione e condizioni di bruciore e xerostomia percepita dai pazienti, dove ricordiamo che le alterazioni della masticazione e della deglutizione possono favorire l'insorgenza di malattie respiratorie associate alla macroaspirazione di cibo. L'esame obiettivo ha permesso di individuare come il 44% dei pazienti presentasse una PSR, periodontal screening and recording, con almeno un sestante per arcata di PSR4, un indice di potenziale compromissione della salute parodontale. Sono state inoltre rilevate le lesioni presenti a livello del cavo orale che richiedevano un ulteriore controllo medico specialistico odontoiatrico nel 19% dei casi. Per quanto riguarda la valutazione della placca, è stata rilevata nel 61% dei casi una distribuzione della placca dentale superiore al 75% delle superfici dentali. Non si osserva tuttavia una grande differenza tra il gruppo G2 e G3, che ricordiamo essere il gruppo di pazienti allettati non autosufficienti e pazienti non allettati autosufficienti, in termini di controllo di igiene, fattore che potrebbe essere determinato da una mancata capacità di controllo dell'igiene già precedentemente all'ospedalizzazione in base alle loro capacità di in base alle loro abitudini in generale. All'esame obiettivo è stato possibile osservare come la maggior parte dei pazienti presentasse una edentulia o parziale edentulia, con la mancanza di numerosi elementi è giustificata la presenza del 58% dei casi di protesi mobile, rimovibile, parziale o totale. È stato chiesto ai pazienti di eseguire una valutazione relativa alla loro estetica, ritenzione, capacità di ripristinare la funzione masticatoria, nonché l'igiene e la comodità. È stato inoltre chiesto ai pazienti di riferire la frequenza di rimozione della protesi, che è risultata essere nel 75%, mai tolta, nemmeno durante il periodo notturno, durante l'ora di sonno. Ma qual è il punto di vista dell'igienista, del paziente nei confronti dell'inserimento di una figura dedicata alla salute dell'igiene orale domiciliare nei reparti di medicina? Secondo il campione totale possiamo osservare che il 77% dei casi ritiene utile l'inserimento dell'igienista dentale, mentre nel 19% dei casi lo ritiene addirittura indispensabile. Invece i risultati ottenuti dal questionario di gradimento ci permette di osservare un indice di apprezzamento da parte del campione totale nei confronti delle terapie eseguite, con l'85% dei pazienti che ritenevano le terapie, le informazioni e i consigli di generale buoni o molto buoni. In conclusione, il paziente ospedalizzato si conferma una categoria di paziente a rischio, spesso se relazionato al mantenimento dell'igiene orale. L'inserimento dell'igienista dentale potrebbe risultare utile in termini di prevenzione e trattamento delle patologie associate alla colonizzazione batterica del cavo orale, di lesioni di origine traumatica e micotica e nelle rilevazioni e segnalazioni di possibili condizioni patologiche già in atto. Tuttavia, l'utilità dell'igienista dentale è possibile osservarla anche nell'istituzione dei programmi di insegnamento, dove l'igienista dentale potrebbe introdurre protocolli di igiene orale nei confronti di pazienti meno capaci di autogestirsi durante il periodo di ospedalizzazione e diretti nei confronti del caregiver nonché dello staff infermieristico. Nello specifico, questo studio dimostra la difficoltà dell'operare su pazienti i cui tempi di permanenza del reparto risultano troppo brevi per permettere una valutazione sui benefici che la prevenzione può portare nei confronti della salute orale e sistemica dei pazienti degenti.
Inoltre, i dati ottenuti permettono di apprezzare l'effettiva utilità e l'apprezzamento che l'igienista dentale potrebbe assumere come parte integrante dello staff in sanitario o in progetti interprofessionali, attraverso promozione della salute orale e di corretti stili di vita ad esso correlati, favorendo in tal modo un aumento della qualità del servizio sanitario pubblico. Grazie per l'attenzione. Grazie, chiedo alla Commissione se sono domande da porre. Sì, una domanda, una considerazione, almeno per vediamo se riusciamo a organizzare qualcosa insieme, nel senso che l'idea e l'obiettivo che avete dato a questo lavoro è un obiettivo molto alto, perché capire e valutare quanto l'igienista dentale può essere utile in un reparto di una medica è assolutamente molto importante e fondamentale. Una considerazione però, dopo aver visto tutti i tuoi dati, vorrei capire qual è l'item, qual è la variabile principale di questo studio, perché bisogna capire se effettivamente l'inserimento dell'igienista dentale, che a parole può star bene, ma dal punto di vista scientifico qual è l'item principale per la valutazione di questo obiettivo? Grazie per la domanda. Per prima cosa, il fattore principale per l'ottenimento di questo obiettivo sarebbe il coinvolgimento appunto del caregiver, del familiare nell'esecuzione dei trattamenti, nonché l'inserimento dell'igienista dentale, più che altro in strutture sanitarie dove i tempi appunto di degenza all'interno delle strutture permetterebbe l'esecuzione, il controllo e la rivalutazione dei trattamenti di prevenzione. Spero di essere riuscito a rispondere alla sua domanda. Per me invece la cosa importante che poteva uscire era un dato che hai mostrato. Hai mostrato che l'igiene orale domiciliare del paziente prima del ricovero poteva essere ad un certo livello, 2-3 volte al giorno l'igiene, con percentuali che adesso non ricordo. Dopo il ricovero queste percentuali diminuivano notevolmente. Se queste percentuali rimanevano costanti per l'introduzione dell'igienista dentale all'interno del reparto, poteva avere un grosso impatto dal punto di vista della salute dei tessuti parodontali. E quindi forse anche questo potrebbe essere un incentivo, cioè guardare e valutare quella variabile lì su grandi numeri. Ti ringrazio. Assolutamente sì, ringrazio. Grazie Andrea. Passiamo alla prossima candidata, alla signorina Messina Elisa, che ha fatto appunto una tesi con relatore la professoressa Milena Cadenaro e come correlatore la dottoressa Maddalena Kermez, dal titolo Trattamento del paziente pediatrico affetto da disturbo dello spettro autistico. Prego. Ringrazio la Commissione per la parola. Nel 1911 uno psichiatra svizzero definì il termine autismo come una perdita di contatto con la realtà caratterizzata dalla chiusura del soggetto in un mondo completamente distaccato dagli altri. La perdita infatti di contatto con la realtà porta il soggetto a frammentare l'unità psichica, liberando in tal modo gli istinti primitivi e conducendo il soggetto a basare se stesso su una realtà immaginaria, primitiva e a costruirsi un mondo labirintico, astratto e simbolico difficile da codificare per le altre persone. I bambini con sindrome dell'aspetto autistico dimostrano tre difficoltà in aree principali, quali la comunicazione, l'interazione sociale e i comportamenti ripetitivi e o interessi ristretti. Inoltre presentano ulteriori difficoltà che spesso compaiono e sono dovute ad alterazioni della funzione motoria che si palesa in disturbi dell'andatura e in difficoltà motorie degli arti superiori. Il paziente di tipo autistico è un paziente special needs, quindi che può presentare particolari necessità, e a causa di disabilità più o meno gravi, il bambino con ASD quotidianamente si viene a confrontare con difficoltà, quali la discriminazione, la mancanza di assistenza sanitaria adeguata, che quindi hanno ripercussioni sulla salute generale e inevitabilmente in quella orale. Infatti la salute orale non rientra tra le problematiche principali per questi pazienti, quando in realtà la salute orale equivale a dire miglior qualità di vita e miglior immagine estetica, e quindi una miglior salute orale in generale. Le manifestazioni che possiamo trovare all'interno del cavo orale di questi pazienti sono traumi,
alitosi, bruxismo, automutilazioni, gengivite e malattia parodontale, alterata deglutizione, problemi legati all'assunzione di farmaci, il picacismo, la ruminazione o poaching e per ultime le anomalie dello smalto. Al momento della prima visita le difficoltà che possiamo riscontrare sono difficoltà ad affrontare le situazioni nuove. Questo perché? Perché sono pazienti abituati ad avere una routine fissa. Per tale motivo sarà compito dell'igienista o dell'odontoiatra cercare di instaurare un tipo di appuntamento ripetitivo, quindi allo stesso giorno della settimana, alla stessa ora, con lo stesso team odontoiatrico, nello stesso riunito se possibile, e i tempi di attesa devono essere assolutamente ridotti. La seconda difficoltà è la difficoltà che riguarda la comunicazione e l'interazione. Pertanto l'igienista dentale dovrà cercare di stabilire una comunicazione che può essere di tipo verbale, non verbale, oppure una comunicazione attraverso dispositivi comunicativi assistenziali quali foto, video, oppure anche l'utilizzo di tablet. La terza difficoltà che si andrà ad incontrare è la sensibilità accentuata agli input sensoriali. Questo perché le luci fluorescenti del riunito oppure i suoni acuti che si possono trovare all'interno del riunito oppure materiali di consistenza e sapore, odore estranei potranno in qualche modo avere nel bambino delle reazioni, quindi suscitare reazioni inaspettate che l'igienista dovrà andare a minimizzare e cercare di distrarre per andare ad evitare queste reazioni inaspettate. L'igiene orale professionale ha dei vincoli, quindi vincoli di tempo, denaro, risorse umane, ma soprattutto una mancata collaborazione. Questo perché? Perché quando io vado a lavorare con un paziente di tipo autistico, se per di più si parla di un paziente pediatrico, non sempre la collaborazione è presente. Quindi andrò a ovviare questo problema con strategie per il management del paziente al fine di arrivare al successo e quindi al trattamento. Gli obiettivi di queste strategie sono quelli di instaurare delle relazioni con il paziente per ridurre l'ansia e costruire rapporti di fiducia che perdureranno tutta la vita. E appunto questi sono gli obiettivi per avere un trattamento odontoiatrico di qualità. Come? Attraverso queste metodiche. La prima metodica che ho analizzato è la tecnica Tell Show Do e si divide in tell, appunto, l'utilizzo di linguaggio semplice che per spiegare al piccolo paziente le procedure che andremo ad eseguire, show e quindi mostrare al bambino gli strumenti che verranno utilizzati durante il trattamento, do e quindi procedere con l'azionamento dello strumento per capire il funzionamento. La seconda tecnica è la tecnica ABA, oppure o anche detta tecnica comunque dell'analisi del comportamento. I principi su cui si basa tale tecnica sono l'identificazione delle condizioni che suscitano comportamenti avversi, per correggere o limitare le reazioni e infine migliorare i comportamenti socialmente significativi ricorrendo, se necessario, a rinforzo positivo. La terza tecnica che ho preso in considerazione è quella della contenzione fisica e quindi l'applicazione di una forza fisica che limita la libertà di movimento del paziente. Essendo questa una tecnica di grande impatto sia fisico ed emotivo, richiede appunto il confronto e anche il consenso da parte dei genitori ed è importante elaborare il significato una volta conclusa tale esperienza, sia con il bambino che con i genitori. La contenzione può essere di tipo umano, oppure di tipo meccanico con l'utilizzo di dispositivi appropriati. La sedazione cosciente è la quarta tecnica che ho preso in analisi ed consiste in uno stato di coscienza leggermente depresso in cui il paziente mantiene la capacità di respirare in maniera indipendente e continua e di rispondere ai comandi verbali o a stimolazioni fisiche indotte dall'operatore. Può essere somministrato il protossido d'azoto miscelato assieme all'ossigeno, oppure si può andare incontro a sedazione cosciente con l'utilizzo di benzodiazepine. L'ultima tecnica che ho preso in considerazione è quella dell'anestesia generale, che è una tecnica che presenta notevoli problematiche, sia di tipo organizzativo, infatti le pratiche in sé, la disponibilità della sala operatoria, la disponibilità dello strumentario, poi problematiche di tipo psicologico e quindi difficile accettazione al ricovero ospedaliero da parte del bambino e possibile regressione dello sviluppo comportamentale a seguito di questa tecnica.
Infine, problematiche di tipo odontoiatrico. Infatti, l'esatta anamnesi e attenta raccolta della storia clinica e anche l'individuazione del piano anestetico opportuna, data la possibile interferenza farmacologica con l'anestetico generale, può essere una difficoltà a cui si va incontro. Queste due metodiche, è da sottolineare che logicamente hanno bisogno dell'intervento di un odontoiatra oppure di un anestesista, perché l'igienista in prima persona non può effettuarle. La strumentazione alla poltrona, incontriamo delle difficoltà. Questo perché nel momento in cui si riesce a posizionare sulla poltrona questo paziente, è difficile far aprire la bocca, mantenerla aperta, far sputare, aspirare, utilizzare gli ultrasuoni, e anche la durata delle sedute, come già detto in precedenza, deve essere di breve durata. Inoltre bisogna tenere in considerazione che le posizioni di lavoro per l'operatore, che solitamente devono avere una buona ergonomia, in questo caso bisognerà adattarle al paziente. L'obiettivo che si prefissa comunque l'igienista dentale è quello di avere un controllo del capo, un accesso al cavo orale in maniera ben, quindi che si abbia una corretta visibilità appunto delle strutture orali per andare a strumentare in maniera adeguata. Durante la prima visita l'igienista dentale dovrà osservare gli ausili di igiene orale domiciliare che saranno stati portati magari dai genitori del piccolo paziente, per individuare le abitudini riguardanti l'igiene appunto quotidiana e vedere gli ausili utilizzati, e in caso provvedere a correggere gli errori cercando di sfruttare i 5 sensi compatibilmente con le capacità dei pazienti. Uno degli ausili possibili è lo spazzolino manuale, che potendo presentare appunto questi pazienti problematiche di movimento e coordinazione, l'impugnatura può risultare difficoltosa. Quindi all'utilizzo di uno spazzolino manuale normale andrò magari a modificare l'impugnatura per far sì che sia più semplice tenere a afferrare l'oggetto in questione, quindi lo spazzolino. D'altra parte troviamo lo spazzolino elettrico, che è una valida alternativa data la facilità di impugnatura e di manovra dell'utilizzo. In ogni caso, se si utilizza lo spazzolino manuale o lo spazzolino elettrico, è bene che nel momento dello spazzolamento sia presente un adulto, quindi di controllare i movimenti che vengono fatti dal paziente. L'apprendimento di tecniche di spazzolamento nei bambini con ASD può essere facilitato dall'utilizzo di fotografie o pittogrammi che illustrano le diverse fasi di spazzolamento. Io qua ho riportato 16 fasi in cui può essere suddiviso appunto lo spazzolamento. Sebbene alcuni passaggi possano risultare difficili da eseguire per tali pazienti, tale metodica, quindi questa di stilare appunto un elenco con le azioni da fare, aiuta ad acquisire i passaggi di spazzolamento indipendentemente dalla tecnica che si decide di utilizzare, la quale però deve risultare semplice da utilizzare in autonomia da parte del paziente. Nel caso in cui il paziente decida o non sia in grado di utilizzare la tecnica in autonomia, sarà compito del genitore preoccuparsi appunto dell'igiene orale del bambino. Un altro ausilio che ho preso in considerazione è il dentifricio. Infatti una selezione del gusto più gradito può facilitare l'accettazione dell'utilizzo di questo ausilio, ed è importante specificare che la persistenza nel cavo orale, data la possibile ingestione di questo, del dentifricio appunto, a lungo andare può provocare tossicità da fluoro o effetti collaterali da intolleranza, se si tratta logicamente di un dentifricio al fluoro. Ulteriore ausilio è il colluttorio, che non viene utilizzato a meno che non ce ne sia bisogno. Altri presidi fluorati invece nei bambini con ASD, bisogna pensare che non avendo una buona capacità di sputare, comunque appunto tendendo ad ingerire questi presidi, si può incorrere a fluorosi dentale oppure possibili irritazioni gastrointestinali. Per i bambini con ASD è di fondamentale importanza inserire all'interno del protocollo di prevenzione anche la valutazione delle abitudini alimentari per mantenere o migliorare la salute del cavo orale con una dieta ideale e quindi non cariogena.
Le problematiche che possono riscontrare in questo caso sono la selettività alimentare, questo perché i bambini con ASD tendono a rifiutare il cibo oppure accettare solo cibo limitato o comunque hanno un'alimentazione scarsa, di varietà scarsa appunto. D'altra parte abbiamo intolleranze alimentari e allergie che non sempre sono note al genitore per la difficile comunicazione del paziente. Queste problematiche portano a carenze nutrizionali con impatto notevole su crescita fisica, crescita cognitiva e sviluppo in generale del bambino. Per concludere, è importante dire che la salute orale va preservata in quanto da essa dipende anche quella generale, che per ottenere i migliori risultati possibili è significativa la collaborazione tra team odontoiatrico e famiglia e che l'igienista dentale è responsabile dell'informazione e istruzione di tutte le persone che ruotano attorno al paziente. Infatti i requisiti dell'igienista dentale possono essere requisiti di tipo professionale e quindi la conoscenza dei quadri patologici, della loro eziopatogenesi e delle ripercussioni del cavo orale, la conoscenza del paziente delle sue reazioni anomale, la flessibilità e la velocità nell'esecuzione dei trattamenti e l'abilità strumentale e la manualità. D'altra parte troviamo i requisiti umani, calma e pazienza, gentilezza, sensibilità, serenità, controllo emotivo, rispetto della dignità del paziente disabile, fantasia, inventiva ed ingegnosità e umiltà. Ma soprattutto è di fondamentale importanza sviluppare un buon grado di empatia e trovare la chiave giusta per entrare nel mondo di questi piccoli pazienti speciali. Grazie per l'attenzione. Grazie Elisa. Ci sono domande da porre alla candidata? Grazie. Grazie. Passiamo al prossimo candidato, il signor Tommaso Paradisi. Come relatore delle attese abbiamo la dottoressa Chiara Navarra e come correlatrice la dottoressa Fulvia Costantinides. Il titolo della tesi è Frequenza di utilizzo del filo interdentale, influenza della compliance sulla salute parodontale. Grazie. Buongiorno a tutti. Il nostro studio riguarda le aree interprossimali, che sono le zone comprese fra dente e dente, ricoperte dalla gengiva, e ricoprono circa il 35-40% delle superfici totali dei denti. Sono zone del cavo orale dove si accumula un maggior numero di placca rispetto alle superfici vestibolari e linguali, come si evince anche da uno studio di Zanatta del 2011. E il maggior accumulo di placca aumenta anche il rischio di carie e infiammazioni gengivali, come gengiviti e parodontiti, e quindi è importante la detersione delle zone interprossimali che faccia l'utilizzo di fili o nastri interdentali o spazzolini interdentali. L'agente eziologico delle infiammazioni gengivali è la placca batterica, che è un deposito denso, non mineralizzato, costituito da colonie batteriche involucrate in una matrice intermicrobica glicoproteica che serve a proteggere i batteri e a formare le macrocolonie successivamente. Inizialmente, dopo essersi costituita una prima impalcatura iniziale, nel biofilm orale si susseguono due periodi. Il primo di placca cosiddetta giovane, dopo circa 24-48 ore, formata prevalentemente da una popolazione coccoide gram positiva, e una placca invece cosiddetta matura, dopo circa 7-9 giorni, in cui predominano specie batteriche anaerobie gram negative di varie morfologie, come spirochete o flagelli. Il sanguinamento al sondaggio è un parametro chiave nella valutazione delle infiammazioni gengivali, e infatti è uno dei primi segni dell'infiammazione gengivale ed è causato da microulcerazioni della parete del solco o della tasca parodontale. Il sanguinamento infatti è indicativo di una lesione infiammatoria sia nel tessuto epiteliale che nel tessuto connettivo. E benché il sanguinamento al sondaggio possa non essere un ottimo fattore prognostico per la perdita di attacco clinico, sicuramente la sua assenza indica un basso rischio di futura perdita di attacco. I dispositivi di cui possiamo servirci per la detersione delle aree interprossimali sono il filo interdentale, gli spazzolini interdentali o scovolini, le forcelle tendifilo e i fili interdentali spugnosi, che sono particolarmente indicati nel caso di ponti e impianti.
Per quanto riguarda però il filo interdentale, negli ultimi anni articoli di varie fonti, più o meno attendibili, hanno diffuso opinioni ambigue nel mondo della carta stampata riguardo all'utilità del filo interdentale nel controllo dell'accumulo di placca delle aree interprossimali. Anche la letteratura scientifica però ci fornisce studi dove da una parte si trova una scarsa compliance dei pazienti per quanto riguarda l'uso del filo interdentale e d'altra parte una difficoltà nell'utilizzo con la tecnica corretta. Altri studi poi ci forniscono dati dove si ritrova un altro dispositivo per la detersione delle aree interprossimali, cioè lo spazzolino interdentale, che ci riporta dati dove da una parte è più pratico ed efficace e d'altra parte più accettato dagli stessi pazienti. Va ricordato però che lo spazzolino interdentale non può essere utilizzato su tutti i siti, ma i siti devono avere un diametro minimo di circa 0,4 mm, che è il diametro minimo di uno spazzolino interdentale. Date queste premesse, ci siamo posti due obiettivi. Il primo è di valutare la compliance all'utilizzo del filo interdentale nel nostro campione, a cui abbiamo sottoposto istruzione e motivazione. E il secondo di valutare l'influenza dello stesso filo su due principali indici parodontali, il sanguinamento al sondaggio angolato e l'indice di placca. Abbiamo incluso nello studio pazienti maggiorenni che avessero completato le terapie parodontali, sia affetti da parodontite moderata o grave, da almeno 3 mesi, con la presenza di almeno 2 elementi naturali in ogni arcata. Abbiamo invece escluso dallo studio le donne in gravidanza o allattamento, soggetti che assumessero particolari farmaci, in particolare quelli che possono causare ipertrofia gengivale, pazienti con malattie sistemiche gravi, in radioterapia o chemioterapia, o i fumatori di sigari e sigarette, e i soggetti che utilizzano altri dispositivi per la detersione delle aree interdentali. La rilevazione dell'indice di placca è stata effettuata grazie a un rivelatore di placca liquido bitonale, che è una sostanza che si lega chimicamente e pigmenta i depositi di placca batterica. Siamo riusciti così ad evidenziare una placca matura, con più di 12 ore, di colore blu-violastro, e una placca più giovane, di colore rosso. I depositi poi sono stati ulteriormente rilevati grazie a una sonda parodontale PCP12 in 4 siti per ogni elemento, mesio disto vestibolare e mesio disto linguale e palatale. La rilevazione dell'indice di sanguinamento angolato invece ci è servita per valutare l'infiammazione dei tessuti più superficiali causata direttamente dall'accumulo di placca batterica. Ci siamo serviti anche in questo caso di una sonda parodontale PCP12 che abbiamo inserito ad una profondità massima di circa 2 mm al di sotto del solco gengivale ad una dongolazione di circa 60 gradi rispetto all'asse longitudinale del dente. Dopodiché abbiamo postato la sonda delicatamente nel solco gengivale a contatto con la parete del tessuto molle. È stata utilizzata una forza assiale minima di circa 0,25 newton per evitare inutili introduzioni nei tessuti più profondi. Anche in questo caso abbiamo rilevato 4 siti per ogni elemento. Al primo appuntamento abbiamo valutato questi due indici ed in caso di depositi sopra o sotto gengivali di tartaro abbiamo eseguito uno scaling e root planing. Ad un mese, il secondo appuntamento è stato effettuato ad un mese dal primo, sia per lasciare che i tessuti parodontali trattati guarissero adeguatamente, sia perché i pazienti interiorizzassero e mettessero in pratica le istruzioni di generale fornitegli. All'inizio dell'appuntamento abbiamo consegnato un questionario per verificare la compliance, che è stata appunto verificata in base alla risposta alla prima domanda del questionario. Utilizza il filo interdentale ogni giorno? In caso di risposta affermativa, il soggetto veniva assegnato al gruppo dei pazienti complianti e in caso di risposta affermativa al gruppo dei pazienti non collaboranti. Prima della fine dell'appuntamento, infine, abbiamo rivalutato entrambi gli indici.
A 3 mesi dal primo appuntamento abbiamo rivalutato l'indice di placca e l'indice di sanguinamento angolato per tutta la popolazione dello studio. La popolazione dello studio consta di 40 pazienti con un'età media di circa 56 anni. Per quanto riguarda il primo obiettivo, che era valutare la compliance all'utilizzo del filo interdentale, abbiamo diviso la popolazione totale in base al fattore età e in base al fattore sesso. Per quanto riguarda l'età, abbiamo suddiviso in 3 categorie e per quanto riguarda la prima fascia di età tra i 36 e i 50 anni, la compliance media è risultata del 46%. Per la seconda fascia di età tra i 51 e i 65 anni del 40% e per la terza fascia di età tra i 66 e i 79 anni circa il 42%. Per quanto riguarda il fattore sesso, tra i due sessi maschile e femminile abbiamo rilevato lo stesso valore di compliance ed è stato del 50%. La compliance media della popolazione totale invece è stata del 42,6%, un risultato medio-basso. Non abbiamo quindi riscontrato differenze statisticamente significative né tra le varie fasce di età né tra i due sessi per quanto riguarda la compliance. Per quanto riguarda invece il secondo obiettivo, e cioè di valutare l'influenza sulla salute parodontale, abbiamo notato che c'è stato durante tutto lo studio un calo per quanto riguarda l'indice di sanguinamento medio alle varie tempistiche, che è sceso da circa il 18% a circa il 10% dell'ultimo appuntamento, mentre un calo meno rilevante dell'indice di placca medio alle varie tempistiche. Per quanto riguarda l'analisi statistica, abbiamo rilevato una differenza statisticamente significativa tra il secondo e il terzo appuntamento solo per quanto riguarda l'indice di placca. Infine abbiamo ritenuto importante effettuare un confronto tra gli indici, tra i due indici per tutte e due tra i pazienti collaboranti e non collaboranti. In questo caso vediamo dai grafici che i valori dei pazienti non collaboranti, sia per quanto riguarda l'indice di placca, sia per quanto riguarda l'indice di sanguinamento, rimangono stabili e superiori rispetto ai valori dei pazienti collaboranti. Per quanto riguarda l'indice di sanguinamento, in particolare, vediamo però come in entrambi i gruppi ci sia stato un calo dell'indice. Per quanto riguarda l'analisi comparativa, abbiamo valutato una variazione significativa per quanto riguarda l'indice di placca tra i due gruppi al terzo appuntamento, mentre nessuna differenza significativa per quanto riguarda l'indice di sanguinamento. In conclusione, per rispondere al primo obiettivo, i dati che abbiamo raccolto ci indicano che la compliance media della nostra popolazione è risultata medio-bassa, come abbiamo visto, del 42,6%. Nel corso dello studio, grazie anche alle risposte alle domande, abbiamo valutato un malcontento generale per la scarsa facilità di utilizzo del filo interdentale. In risposta invece al secondo obiettivo, abbiamo valutato una riduzione costante di entrambi gli indici in entrambi i gruppi, anche nel gruppo dei pazienti non collaboranti, e abbiamo ritenuto questo attribuibile alle sedute di motivazione all'igiene orale che abbiamo eseguito a intervalli ravvicinati. Nel gruppo però dei pazienti collaboranti abbiamo notato un calo più rilevante e valori stabilmente inferiori rispetto al secondo gruppo. Perciò possiamo sostenere che l'utilizzo del filo interdentale associato allo spazzolino si è dimostrato più efficace dell'utilizzo del solo spazzolino. E rimangono alcuni problemi comunque, sia per quanto riguarda la scarsa compliance, sia per quanto riguarda la difficoltà di utilizzo del filo interdentale. I risultati perciò ci suggeriscono che le sedute di igiene orale domiciliare debbano essere implementate per migliorare la compliance dei pazienti e l'utilizzo del filo. Grazie per l'attenzione. Grazie Tommaso. Ci sono domande da rivolgere al candidato? Prego Lorenzo. Intanto grazie, bella tesi, molto interessante. Alcune osservazioni. Nella prima, nell'inclusione del campione, avete valutato sia mono che pluriradicolati?
Grazie per la domanda. Allora, non abbiamo fatto questa differenza nel corso dello studio. Ok, e se invece erano presenti dei restauri protesici o conservativi? Abbiamo valutato solo elementi dentari naturali, non okay. Protesici. L'ultima osservazione, ho visto nei risultati che l'indice di placca, anche nel gruppo dei collaboranti, classificati come collaboranti, inizialmente era del 33% e poi è sceso di qualche unità, perché sì. È arrivato a 25-24%. Come ti giustifichi? Cioè, la scelta del gruppo collaborante è stata fatta solo dalla domanda se utilizzo o meno il filo interdentale o da qualche altro parametro? Allora, per essere più standardizzati possibili, abbiamo deciso di valutare solo alla risposta alla prima domanda del questionario. I pazienti collaboranti abbiamo effettivamente notato un calo dell'indice di placca che abbiamo valutato per il fatto che potrebbero essere più complianti rispetto anche allo spazzolamento, oltre che al solo passaggio del filo interdentale. Grazie. Grazie. Prego. Una domanda, e semplicemente diciamo forse anche quasi un consiglio su qualcosa che si può proseguire in questo lavoro che secondo me è molto interessante, anche perché la letteratura non offre dati sul filo interdentale. Quello che secondo me diciamo andava un attimino centrato è il fatto che è vero che tu hai indagato se usare il filo o non usarlo dava qualcosa in più al controllo, però in questo caso non è stato messo, diciamo, a confronto se per quel paziente filo o scovolino dava un risultato, visto che ci sono dati in letteratura per lo scovolino. Uh-huh. Ecco, la curiosità o l'indicazione è se magari in un futuro qualcuno potesse proseguire il tuo lavoro con uno split mouth dove dividiamo la bocca del paziente, metà utilizzando il filo e spazzolamento e metà utilizzando lo scovolino e spazzolamento. Solo a titolo indicativo, non avevate pensato a un lavoro, diciamo, impostato un po' in questo termine? No, allora, non avevamo ancora deciso di inserire anche lo spazzolino interdentale in questo studio, volevamo solo valutare l'efficacia appunto del filo interdentale. Effettivamente sarebbe bello continuare questo studio inserendo anche un altro ausilio che è anche più efficace, come abbiamo visto in letteratura. E inoltre, per proseguire, sarebbe bello aumentare, estendere il campione e comprendere anche la fascia di età tra i 18 e i 35 anni, che non è stata compresa, come avete visto, nel campione per cause puramente casuali. Grazie. A lei. Grazie, Tommaso. Passiamo all'ultima candidata, la signorina Ravissone Maria, che presenta una tesi con relatrice la dottoressa Fulvia Costantinides e come correlatore la dottoressa Costanza Frattini, dal titolo Prevenzione dentale in gravidanza in età perinatale, indagine preliminare sul livello di consapevolezza nel contesto dei corsi di accompagnamento alla nascita. Grazie. Grazie per la parola e buon pomeriggio a tutti. La gravidanza viene definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come una condizione fisiologica con un inizio e un termine ben definito, in cui sono presenti modificazioni biochimico-metaboliche. La maggior parte delle donne in gravidanza ha una scarsa igiene orale e non consulta l'odontoiatra se dovesse presentarsi la necessità. Questo perché le donne in gravidanza non sono a conoscenza delle variazioni che avvengono nel cavo orale e della necessità di meticolosi controlli odontoiatrici. Inoltre si evidenzia un'insufficiente collaborazione tra le figure medico-sanitarie a cui si fanno riferimento. La maggiore produzione di ormoni durante il processo gestazionale potrebbe causare l'insorgenza di cambiamenti salivari, come ad esempio un abbassamento del pH orale, una maggiore componente mucosa salivare che causa un maggior attecchimento del biofilm batterico alla superficie degli elementi dentari, una maggiore concentrazione di ioni ferro, calcio e potassio e scialorrea, per di più dal secondo al quinto mese di gestazione. Cambiamenti parodontali, come ad esempio ispessimento epiteliale, maggiore vascolarizzazione, maggiore disepitelizzazione, una minore conta linfocitaria, maggiore produzione di prostaglandine e selezione di batteri anaerobi, come ad esempio la prevotella intermedia. Le principali manifestazioni orali in gravidanza associate ad una condizione di scarsa igiene orale
possono essere la carie dentale e l'erosione dentale, associati anche a una scorretta alimentazione e a fenomeni di iperemesi mattutina e reflusso gastroesofageo frequenti, l'epulide gravidica, che è una lesione benigna che si va a localizzare per di più a livello degli elementi anteriori dell'arcata superiore, nel suo accrescimento potrebbe causare delle difficoltà nelle manovre di generale domiciliare e allo stesso tempo potrebbe generare problemi nella masticazione e nella fonazione della paziente, ma tende a regredire spontaneamente al termine della gravidanza, una gengivite o un aggravamento della gengivite, ovvero parodontite. Il Ministero della Salute ci fornisce delle prove scientifiche che mostrano l'associazione tra l'infezione parodontale ed esiti negativi della gravidanza, come il parto pretermine e il basso peso alla nascita. Lo scopo dello studio è stato quello di verificare le conoscenze relative alla salute del cavo orale durante il periodo gestazionale e perinatale di utenti gravide e delle puerpere che usufruissero di un corso di accompagnamento alla nascita mediante delle lezioni frontali. Inoltre si è cercato di discutere la necessità di instaurare delle misure preventive rivolte specificatamente a questa categoria di popolazione e di conseguenza di valutare anche l'utilità di inserimento della figura dell'igienista dentale nel contesto di un corso di accompagnamento alla nascita. Lo studio è stato condotto da giugno del 2017 a ottobre del 2018 presso il consultorio familiare del distretto sanitario 4 dell'azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste. Sono state incluse donne dal primo al nono mese di gravidanza e puerpere fino al 40° giorno successivo al parto, mentre sono stati esclusi i soggetti di età inferiore ai 18 anni. Da un iniziale campione stimato di 50 donne, sono state reclutate successivamente solo 6 partecipanti volontarie. All'inizio dell'incontro è stato consegnato un primo questionario anonimo. All'inizio del questionario è stata richiesta l'età, il mese di gestazione e il numero di gravidanze portate a termine, e successivamente sono state poste 29 domande a scelta multipla, le quali andassero ad analizzare il grado di conoscenza riguardante il rapporto salute orale-gravidanza, il grado di conoscenza riguardo delle informazioni sulla salute orale della gestante e il grado di conoscenza riguardante le informazioni sulla salute orale del nascituro. Successivamente è stata esposta una presentazione PowerPoint, costituita da 34 slide, che ha permesso di illustrare alle partecipanti le principali correlazioni tra la salute orale e la gravidanza, oltre a fornire dei consigli di prevenzione e gestione del cavo orale. Al termine dell'incontro è stato lasciato ampio spazio al dialogo per rispondere a eventuali quesiti delle gestanti oppure risolvere eventuali perplessità, e poi è stato consegnato un secondo questionario anonimo che andasse a valutare l'utilità di inserimento della figura dell'igienista dentale in un corso di accompagnamento alla nascita, oppure che andasse a permettere alle gestanti di rielaborare le informazioni trasmesse durante l'incontro, e una brochure integrativa che andasse appunto a riassumere le informazioni trasmesse. L'età media del campione è di 32 anni, con un minimo di 25 e un massimo di 37. Il 67% del campione ha affermato di essere alla prima gravidanza, il 17% nel secondo trimestre di gestazione e ben l'83% nella fase conclusiva del loro percorso gestazionale. I risultati del primo questionario anonimo hanno mostrato che la maggior parte delle gestanti non ha ritenuto rischioso affrontare delle visite odontoiatriche durante la gravidanza e ben il 67% crede che la gravidanza possa provocare dei disturbi a denti e gengive. Molto importante sottolineare che non è la gravidanza a causare l'insorgenza di tali disturbi, bensì la trascuratezza del cavo orale e le modificazioni del cambiamento del comportamento alimentare in questo periodo. L'83,30% delle gestanti, inoltre, ritiene che da quando era iniziata la gravidanza non le è mai stato consigliato da un operatore sanitario di programmare una visita odontoiatrica. Tale dato è sostanzialmente in disaccordo con le linee guida ministeriali, le quali affermano che le terapie odontoiatriche sono sicure ed essenziali durante questo percorso e che non è un motivo per rinviare le cure odontoiatriche di routine. Inoltre è molto importante comunicare alle gestanti che i rischi associati ad un non trattamento odontoiatrico potrebbero essere molto più alti rispetto al piccolo trauma che potrebbe causare lo stesso. Il 50% delle gestanti ritiene che non ha mai chiesto a qualche operatore sanitario di richiedere dei consigli a riguardo del trattamento del cavo orale, e tutte le gestanti che hanno richiesto tale informazione le hanno richieste per di più durante il secondo trimestre di gestazione.
Il 67% del campione ha affermato di lavarsi i denti 2 volte al giorno, utilizzando per di più uno spazzolino manuale, mentre soltanto il 33,30% delle gestanti ha affermato di utilizzare o il filo interdentale o degli scovolini interdentali. Questo dato è parzialmente in accordo con le linee guida ministeriali, le quali affermano che per migliorare la propria salute orale bisognerebbe spazzolarsi i denti almeno 2 volte al giorno, utilizzando il filo o un altro ausilio interdentale tutti i giorni. L'83,30% del campione inoltre ha affermato di osservare del sangue durante lo spazzolamento degli elementi dentari, confermando quindi la presenza di uno stato di infiammazione gengivale. Il 67% di esse non ha richiesto delle informazioni o non si è recata dal proprio dentista o igienista di fiducia per chiedere delle informazioni. E il 33,30% ha affermato di aver eseguito l'ultima igiene orale professionale più di un anno prima. Il 50% delle gestanti ha affermato che la presenza o l'aggravamento delle malattie gengivali nella gestante può contribuire agli esiti avversi della gravidanza, ma ben il 67% ha affermato successivamente che la prevenzione orale e le cure dentoparodontali prima o durante la gravidanza sono in grado di diminuire il rischio di esiti avversi della gravidanza stessa. Questo dato è assolutamente in contrapposizione con il dato fornito in precedenza e questo dimostra la scarsa consapevolezza che le gestanti hanno al riguardo della propria salute orale. Il 50% delle gestanti inoltre ha ritenuto che tali informazioni siano state fornite dal proprio dentista o igienista di fiducia. Il 50% delle gestanti ha affermato di avere episodi di vomito e nausea frequente durante il loro percorso gestazionale. La maggior parte di esse non ha notato dei cambiamenti della forma o del colore dei propri elementi dentari. Ebbene il 67% invece ha provato del dolore causato dall'assunzione di cibi caldi o freddi. La maggior parte del campione ha sostenuto di non aver assunto del fluoro per via sistemica durante il percorso gestazionale e il 17% invece che l'ha assunto ha ricevuto tale indicazione dal proprio dentista o igienista di fiducia. Il 67% delle gestanti ritiene che la supplementazione con fluoro o con altri micronutrienti durante la gravidanza non sia indicata e utile per la prevenzione della carie dentale del bambino. Questo dato è assolutamente in accordo con le linee guida ministeriali che affermano che a livello scientifico non esiste più alcuna motivazione a supplementare con il fluoro la donna in gravidanza. Il 67% del campione ha affermato che la presenza di malattie dentali nella donna in gravidanza può aumentare il rischio di carie dentale del bambino, ma tutte le gestanti non hanno mai sentito parlare della sindrome da bibero. A tal proposito, il Ministero della Salute ci dice che quanto più elevata la presenza di carie dentale attiva e di batteri cariogeni del biofilm orale materno, tanto maggiore il rischio di trasmissione verticale nel bambino. Il 50% delle gestanti, inoltre, ha ritenuto il periodo più congruo per iniziare la detersione del cavo orale del bambino dall'eruzione del primo elemento permanente. Solo il 17% era in accordo con le linee guida ministeriali e ha affermato da subito. Tutte le gestanti inoltre ritengono che sia importante la cura degli elementi decidui del bambino e che se si dovessero trascurare gli elementi decidui del bambino ci potrebbero essere delle conseguenze sugli elementi permanenti. I risultati del secondo questionario anonimo ci mostrano che tutte le gestanti ritengono che le informazioni date non le erano mai state fornite in precedenza. Inoltre tutto il campione si ritiene soddisfatto dell'attività didattica svolta. L'83,30% del campione ritiene che le informazioni fornite saranno in grado di modificare il loro approccio all'igiene orale domiciliare e alla domanda se sì come, il 40% ha risposto o con maggiore accuratezza nell'igiene orale domiciliare o con frequenti controlli dal dentista o igienista, mentre il 20% con maggiore accuratezza nell'igiene orale del nascituro. Il 67% del campione inoltre ha affermato di non conoscere gli argomenti trattati. Tutte le gestanti ritengono possa essere utile l'inserimento di una figura come l'igienista dentale nel contesto di un corso di accompagnamento alla nascita e il 50% ritiene che si potrebbero approfondire degli argomenti e i più richiesti sono state l'igiene orale domiciliare del neonato e i problemi orali del nascituro. In conclusione, le conoscenze in materia di salute orale e il grado di informazione risultano parzialmente in linea con le linee guida attualmente vigenti. Complessivamente la risposta educativa fornita dall'operatore è stata apprezzata. Il pubblico a cui si riferiva il mio progetto non risulta particolarmente sensibile e ricettivo in tema di salute orale
e l'igienista dentale può affermarsi a pieno titolo come figura sanitaria in grado di attuare e programmare programmi educativi mirati alla donna in gravidanza e al neonato. Grazie per l'attenzione. Grazie Maria. Ci sono domande da porre alla candidata? Grazie Maria. Ora la commissione si ritira per deliberare sui voti e quindi attendeteci 10 minuti. Grazie. La Commissione ha approvato la seconda prova d'esame di Stato. Pertanto, sulla base dei risultati della prima prova del vostro curriculum di studi, per i poteri conferitimi dal magnifico Rettore dell'Università di Studi di Trieste, vi proclamo dottore in igiene dentale, abilitandovi contestualmente all'esercizio della professione di igienista dentale, rispettivamente con le votazioni Mazzucco Andrea, 99 su 110, Fiorenzato Fabio, 103 su 110, Paradisi Tommaso, 103 su 110. Ravissone Maria, 103 su 110. Messina Elisa, 106 su 110. Gallas Elena, 110 su 110. Complimenti. Andrea, finalmente, bravo. Dai. Brava. Super. Complimenti. Magari così tutti e tre gli anni, porca miseria. Brava, brava. Anche gli abbonati. Dai. Rompete le righe.